il fischio d'apertura qui alla Palagolfo di Follonica. È iniziata la gara tra Italia e Slovacchia, valevole per la terza giornata del gruppo 2 che porta ai campionati europei del dicembre prossimo in Francia. Primo attacco della partita, possesso in mano alla Slovacchia. Skulkova. Subito un movimento con il pallone nelle mani di Minacikova. Il servizio largo, si ritorna centralmente, attenzione alla difesa dell'Italia con Babbo che riesce in qualche modo a chiudere. Prima impressione molto positiva, la difesa molto mobile, ha contenuto benissimo i tentativi della Slovacchia. Skulkova, che è una delle giocatrici di maggior esperienza di questa Slovacchia. Attenzione al movimento centrale mentre si è alzato il braccio del passivo, la conclusione sulla traversa, siamo sfortunati però perché il pallone torna nelle mani delle nostre avversarie. Il pivot Minarcikova ha raccolto il pallone, se n'è andato il primo minuto e si allungano i tempi di questo attacco slovacco. Dopo la traversa non c'è più la segnalazione di passivo, seguiamo l'azione e c'è il gol. La Slovacchia sblocca il punteggio, lo fa con Sarkova, rete dell'1-0, ma subito la rimessa veloce dell'Italia. Attenzione perché Valentina Landi, mentre la regia coordinata da Daniele Fioretti ci stava riproponendo il rallenti della prima rete della partita, l'Italia subito si era riproposta in fase d'attacco in velocità, e questo è un tema importante, quello della ricerca della velocità. Dicono che la nazionale slovacca soffra molto il gioco in velocità, l'Italia ci sta provando a vedere se questa è una notizia vera o è semplicemente un'impressione da qualche video. Ha giocato d'appoggio Cappellaro, ecco Nieder Wieser in avvie centrali, poi Landry, la finta di Landry, lo scarico per Babbo che però non ha spazio per ripartire, deve tornare centralmente, ancora Landry, ecco Nieder Wieser, prova Anika Nieder Wieser, ma c'è subito una pressione particolarmente attenta della difesa slovacca. Sanno tutti che questa giocatrice è determinante, sono andati in uscita forte, ma gli è già costato una munizione, positivo per noi questo. Landry, Italia che attacca per il momento senza Mancino in posizione di terzino destro dove gioca Irene Fanton. Landry, l'uno contro uno di Valentina Landry, ha provato a lasciare palla a Nieder Wieser ma ha subito fallo. Ancora Nieder Wieser, Landry, segnalazione di passivo, Nieder Wieser in uno contro uno, viene fermata però Nieder Wieser, sempre braccio alzato, andiamo alla ricerca di una conclusione possa rivelarsi pericolosa. Landry per Nieder Wieser, ancora Nieder Wieser, attenzione a Danica Nieder Wieser, e c'è la rete, sblocchiamo il punteggio con la giocatrice più attesa. E la così la partita, il regista ha giustamente scritto questa scena, il primo gol doveva essere di Annika ed è stato di Annika. Alla 62esima presenza in maglia azzurra, ritorna in gara ufficiale dopo 16 mesi, la sua ultima presenza sempre in una gara ufficiale perché Annika era tornata in campo a dicembre in amichevole contro l'Olanda, la sua ultima prestazione in gara ufficiale, 10 gol al Portogallo, ci aveva trascinati ai playoff di qualificazione ai campionati mondiali che poi aveva dovuto saltare per un lungo infortunio alla spalla. Nieder Wieser che sta guidando con il suo Thuringer la Bundesliga, ha firmato però lunedì scorso per la formazione del Metzingen e il prossimo anno cambierà squadra. Attenzione all'attacco della Slovacchia, buona la difesa di Irene Fanton che è andata a chiudere con l'aiuto sempre di Nieder Wieser. Ci viene riproposto il fallo mentre attacca la Slovacchia, attenzione al movimento centrale, ha parato Pruster sulla conclusione. Mi pare di vedere che la Slovacchia attacchi sempre nella zona centrale, questo potrebbe essere un buon segnale per noi perché mi sembra che siamo abbastanza forti in quella zona fra Fanton e Nieder Wieser. Skulkova, Sarkova, ancora Skulkova, Sarkova che è l'autrice del gol, prova a liberarsi, libera la conclusione, Monica Pruster, grandissimo intervento, straordinario apparato di Monica. Il nostro capitano entra in partita con quest'ottimo intervento, grande reattività nella portiere della nazionale e della Young Salerno. Landry, Nieder Wieser, giro di palla dell'Italia dopo 4 e mezzo che se ne sono andati nel corso di questa sfida, si scalda l'atmosfera del Palagolfo. Nieder Wieser, Fanton, una serie di incroci, Fanton attacca verso destra, prova la conclusione, Irene Fanton ha subito fallo, 9 metri. Vedo che Annika sta prima cercando le penetrazioni piuttosto che provare il tiro da fuori, potrebbe essere un'idea per provocare un po' di falli in difesa. È posizionata Angela Cappellaro,
il taglio di Babbo come doppio pivot, riceve palla Babbo che va a buttarsi nel mezzo della difesa slovacca, nel cuore. Ha subito però fallo la giocatrice di Conversano, Niederwieser. Il cambio di direzione di Niederwieser che era arrivata sui 6 metri. Il suo tiro però dopo il fischio del direttore di gara si riparte ancora da un 9 metri. Cappellaro, Fanton, Niederwieser stacca dalla distanza, carica Niederwieser all'incrocio dei pali, 2-1 Italia, ancora Niederwieser. E questo è un gol spettacolare da 9 metri, questa è l'essenza della pallamano. Subito la reazione della Slovacchia con il gol di Sarkova che ci sorprende un po'. Sì, anche tatticamente, perché non pensavamo probabilmente che giocassero la rimessa veloce. 2-2 il punteggio, due reti Italia Niederwieser, due reti Slovacchia Sarkova. Landry, cambio di posizione con Fanton, che ora agisce da centrale. Si fa vedere Cappellaro che però non viene servita. Fanton prova a dare ritmo all'attacco dell'Italia. Ecco la giocata con Cappellaro che gioca d'appoggio, lascia il pallone a Niederwieser. Landry, le finte di Landry, lo scarico per Fanton. Attenzione all'osso che ha spazio per la conclusione. La palla parata, ma c'è la ribattuta che torna nelle mani di Giada Babbo. Possiamo gestire ancora questo possesso. Ma è giusto che apriamo il gioco sulle ali, cosa che ci è mancato un po' a Brescia quando abbiamo incontrato il Montenegro. Questa era un'azione pericolosa e abbiamo comunque continuato a avere la palla in mano. Parato Medvedova, estremo difensore della Slovacchia. Attenzione a questo tentativo di Niederwieser di liberare Angela Cappellaro. C'è sempre il braccio alzato, segnalazione di passivo. Landry, incrocio per Fanton, fallo. Difesa coriacea in quella zona di campo. Per Niederwieser, il cui tiro è stato fermato in maniera fallosa, è intervenuto sul braccio la difesa slovacca. Ormai abbiamo poche chance, solo tiro ci è rimasto per tutta questa azione di passivo. Niederwieser, c'è l'uscita difensiva da parte di Remicova. Torniamo ancora su Niederwieser che si era liberata bene, stavolta non è riuscita però ad abbassare la traiettoria della sua conclusione. Tutta la difesa era concentrata su Niederwieser in questa azione. E cerca la velocità la Slovacchia, ma riusciamo comunque a riconquistare il possesso per una invasione. E intanto notiamo questa cosa che la Slovacchia invece prova ogni volta a giocare in velocità e quindi dobbiamo stare attenti su questa fase tattica. Sarà necessario per il nostro staff tecnico prendere le contromisure rispetto a questo atteggiamento, almeno in fase iniziale, delle nostre avversarie che stanno effettivamente giocando molto nella seconda fase in rimessa veloce dopo aver subito gol. Fanton che ora è passata in posizione di centrale, Landry lavora a destra, Fanton ancora come terzino sinistro, ora Niederwieser per Landry. Si fa sentire però molto la difesa slovacca. Abbiamo bisogno di variare le soluzioni, non può essere solo Anica il terminale offensivo. Ci prova Landry, il cui tiro però è stato bloccato, attenzione al contropiede e arriva la rete della Slovacchia con Olesciova. Troppo facile perché la portiera addirittura ha bloccato il tiro e quindi il contropiede è nato troppo facilmente. 8,5 sul cronometro, è arrivata la rete del nuovo vantaggio Slovacchia, contro break di 2-0, cambio, è uscita Valentina Landry, entra un'altra tiratrice, un altro braccio interessante, quello di Laura Rotondo. Era una mossa assolutamente corretta perché eravamo troppo poco pericolosi in varie zone del campo. Adesso con Laura Rotondo, Fanton e Niederwieser credo che abbiamo più pericolosità offensiva e dobbiamo sfruttarla. Giocatrice del 92, Laura Rotondo, conversanese doc, è passata a gennaio al Rot-Weiss-Thun nel massimo campionato svizzero, sta giocando la fase dei playoff. Mentre ci aveva provato in questa occasione Annika Niederwieser, ha subito fallo, 9 metri, con il gioco che è già ripreso, Rotondo, Cappellaro, Fanton, andiamo ancora sotto passivo però c'è l'anticipo da parte della difesa della Slovacchia, attenzione al contropiede con Rebicova, para Brusser, grande intervento di Monica Brusser che ci salva su un gol praticamente fatto dalle nostre avversarie e ora fallo su Fanton. Siamo noi che dobbiamo sfruttare queste ripartenze perché a difesa schierata loro sono veramente compatte e fanno fatica a lasciarci spazi. Grande Brusser. Grande intervento davvero di Monica Brusser, rivediamolo nel replay, grandissima parata. Ancora ritornata Valentina Landry,
viene nuovamente riproposta in campo la giocatrice di Salerno. Babbo ha provato con questo taglio, c'è fallo però, sempre 3-2 il punteggio al decimo. Italia fino ad ora aggrappata ai gol di Anika Niederwieser. Ecco Niederwieser, ecco, non è riuscita a scaricare, chiede un due minuti al direttore di gara, però non l'accontentano, l'ha mettato una trattenuta da dietro. Niederwieser prova la conclusione, c'è stato un fallo, ammonizione, finite le ammonizioni. Terzo cartellino giallo stavolta all'indirizzo di Minarcikova. Landry, Fantone, prova Landry a servire Cappellaro, ma buttiamo via questo pallone, c'è il contropiede e il gol da parte della Slovacchia. Olesciova, tutto troppo facile per tatticamente è impossibile dare la palla al pivot portandogliela fino in mano e quindi siamo troppo vicini alla difesa. Fantone, Italia che va a caccia della sua terza rete dopo un buon avvio, stiamo soffrendo adesso in fase d'attacco, cerchiamo comunque di dare ritmo alla nostra fase offensiva. Subito fallo Fanton, vediamo se c'è una sanzione, solo un richiamo. Hanno alzato molto il ritmo difensivo le Slovacche, forse consce che possono difendere anche in 5 in qualche momento della partita, perché questo è l'orientamento, giocheranno 20 volte in 5. Landry, Niederwieser, cambio di posizione, Landry prova ad andarsene in uno contro uno, ma stiamo facendo difficoltà. Non abbiamo per adesso linee di penetrazione efficaci. Niederwieser, Landry però deve ricominciare ancora. Niederwieser prova ad andarsene. Segnalazione di passivo. Pallone per Anika Niederwieser che va ottimamente tra primo e secondo difensore, ha visto lo spazio, c'è andata con criterio, ha avuto grande intelligenza stavolta Niederwieser, 3 su 3 al tiro. 3 su 3 con 3 soluzioni diverse, una penetrazione centrale, una esterna e un tiro dai 9 metri, quindi tutto lo show, tutto il repertorio. È chiaro che abbiamo bisogno anche dell'aiuto delle compagne, non possiamo naturalmente pretendere che Niederwieser continui a segnare da sola per tutti i 60 minuti. E per quello che credo sia opportuno ancora insistere su qualche altra tiratrice. Sarkova con attacco della Slovacchia. E Niederwieser anche in difesa preziosissima, guadagna uno sfondamento che ci permette di riconquistare il pallone. In questo momento sta prendendo sulle sue spalle tutta la squadra, sperando che arrivi qualcun altro ad aiutarla. Babbo, Landry, Niederwieser al centro dell'attacco. Fantone, Landry, Niederwieser, Fantone. Salutazione che chiama in causa Cappellaro che poi torna come pivot. Fantone, ecco Cappellaro che viene spinta via da Skolkova. Questo era già un passaggio più interessante al pivot perché si erano creati gli spazi adatti. C'è qualche differenza di chili tra Skolkova e Cappellaro, e si è visto. Purtroppo siamo un po' frammentati nella costruzione del gioco, questo dà possibilità alla Slovacchia di tornare in difesa nelle zone importanti. Andiamo verso il 14° minuto, 4 a 3 in favore della Slovacchia, attacca l'Italia. Niederwieser, il tiro di Niederwieser sul primo palo, c'è stata la parata di Medvedova, il pallone però è terminato oltre la linea laterale, possiamo ancora gestire questo possesso. Niederwieser, lo scarico per Babbo che però non ha spazio, prova un passaggio complicato Babbo direttamente per Cappellaro. Era un'idea che non si è tramutata in realtà. Chiama uno schema Landry al centro, un avvio di azione con Babbo che va a tagliare. Fantone che però sta facendo fatica partendo da destra, almeno in questo primo quarto d'ora. Landry, ecco Fantone, mentre Niederwieser aveva già ripiegato in difesa, palla persa dall'Italia. Attenzione al ribaltamento, Skolkova. Buon rientro difensivo dell'Italia. Eh sì. Abankova, poi si va a sinistra con Sarkova.
Kolkova, Avankova, il giro di palla delle nostre avversarie allenate da Dusan Polonc, l'allenatore che ha portato la Slovacchia all'unica partecipazione agli europei nel 2014, un risultato storico. Polonc che ha già annunciato però il suo addio al termine di queste qualificazioni alla guida della Slovacchia. Il tiro ottimo, il muro di Niederwieser, palla recuperata, Fanton porta lei avanti questa seconda fase, va alla conclusione, Irene Fanton all'incrocio dei pali, è un cecchino, è stato davvero un cecchino stavolta. Incominciano ad arrivare gli aiuti per Anica e Irene Fanton era quella che noi aspettavamo. Una cosa tattica, la difesa italiana può difendere contro la Slovacchia perché tutto il gioco della Slovacchia sta orientandosi verso il centro. Se ricordi, per esempio, il Montenegro ci ha sorpreso molto dalle zone laterali del campo. Grandissimo gol, quello messo a segno da Irene Fanton, giocatrice del 94. Alla seconda stagione in Norvegia, la prima con la maglia del Glasverket nella massima serie norvegese. Skolkova, attenzione al tiro, c'è la rete della Slovacchia con Sarkova che ha sorpreso Kruse stavolta con un buon tiro in appoggio. Abbiamo rivisto nel replay, probabilmente questo è un tiro che Monica poteva anche riuscire a salvare, è partita con un attimo di ritardo. Sostituzione, entrano Trombetta e Gheorghe, è uscita Loslo ma è uscita anche Landre e ora attacchiamo con il mancino in posizione di terzino destro. Dopo 15 minuti abbiamo la soluzione col mancino e andiamo a vedere. Niederwieser, Fanton, Trombetta, Rodicova si fa sentire. Qui siamo ai limiti dei due minuti perché c'era un intervento sulla, molto vicino al collo. Sì, effettivamente dal rallenti ha rischiato più di qualcosa Rebicova, l'hanno graziata i direttori di gara. Niederwieser, Fanton, sale ancora da destra Trombetta che però stavolta si è un po' intestardita, poteva continuare a dare fluidità alla manovra d'attacco dell'Italia. Fanton, Niederwieser sotto passivo, ancora Niederwieser che però preferisce prendersi un fallo. Niederwieser, c'era un tentativo di volante che però non va a buon fine, non c'è stata intesa con Fanton. Attenzione all'attacco di Rebicova, la pressione di Fanton è ottima, va a bloccare l'avanzata del nostro avversario. Hai detto molto bene prima, ci vuole un po' più di fluidità in attacco, non possiamo sempre interrompere l'azione cercando il pivot, abbiamo bisogno di spostare la difesa. Ottimo rientro in compenso. Kolkova è entrata con il numero 55, Tatiana Filkova Triubova, giocatrice di origini ucraine. Arriva la conclusione, Brewster con anticipo, azzecca la traiettoria, si è fatta trovare al posto giusto, al momento giusto e poi ci blocca però la Slovacchia in ripartenza. Abbiamo già ripreso a giocare, Niederwieser per Babbo, avevamo provato a creare la superiorità numerica a destra. Monica ha sbagliato forse prima ma si è fatta trovare subito pronta sul secondo tentativo uguale per l'attacco slovacco. Fanton, ma c'è un time out chiamato dall'Italia, andiamo subito sulla panchina dell'Italia, Riccardo Trillini e Hernani Sadini. Iniziamo il primo attacco sempre Piero destra. Germania con lì, Piero Sveglio, Berlino così. Ok, cominciamo Piero destra all'inizio. Secondo gioco possiamo variare o continuare lo stesso. È importante che non subiamo fallo e che non ci teniamo i palleggi, muoviamo l'azione, se arriviamo sotto passivo prendiamoci un tiro sotto passivo, non cerchiamo l'appoggio al vivo, ok? Secondo gioco si va e si va per tirare sotto passivo, forza ragazze, forza! Minuti che se ne sono andati, 5-4 il punteggio, un time out che in questa fase della partita ci può stare. Sì, chiaramente io non abbiamo sentito in realtà la panchina, ma è chiaro che il nostro problema in questo momento è fluidificare il gioco di attacco.
perché 5 gol subiti in 18 minuti sono assolutamente nella media. Potevamo fare qualcosa di più, abbiamo bisogno di fare qualcosa di più se vogliamo rimanere in partita. Sostituzione, è entrata Bianca del Balzo dopo questo time out, che ha sostituita Angela Cappellaro in posizione di pivot. Georg Niederwieser, possesso Italia. Fanton, siamo sotto di un gol. Niederwieser va in penetrazione, ha provato la conclusione, ha subito fallo. Rivediamo nel replay, Niederwieser c'era tutta sola del Balzo, non se ne è accorta Niederwieser. Peccato, ma ancora possesso Italia comunque. Del Balzo è più visibile il pivot. Niederwieser, 9 metri. Fanton. Purtroppo siamo in passivo ancora una volta. Georg, che butta però il pallone nelle mani delle nostre avversarie. La ripartenza in velocità della Slovacchia. E il tiro con Prester, che è sulla traiettoria, riesce a deviare. È decisamente in partita però Monica Prester, per nostra fortuna, per la verità, perché errori come quelli diventano pesanti poi a lunga. Sì, non possiamo sempre affidarci alla nostra portiera, per adesso ci sta tenendo in partita, ma abbiamo bisogno di fare qualcosa di più in attacco. Rajnova per Filkova. C'è un taglio, due pivot per la Slovacchia. Rajnova prova per vie centrali e stavolta Prusa si era mossa sull'altro palo. Rajnova l'ha battuta. 6-4. Probabilmente il primo errore difensivo dell'Italia, c'è stato la difensore numero 5 sulla sinistra che si è aperto e ha concesso la penetrazione alla giocatrice slovacca. Proviamo a riproporci in attacco con Cristina Georg. Fanton, il movimento di Trombetta che lascia Niederwieser, non un buon impatto col pallone per Trombetta, ma attenzione a Georg che prova la conclusione con un po' di fortuna, ma arriva alla rete dell'Italia. 6-5, segna la sua prima rete della partita Cristina Georg. E ci pensa ancora una volta Monica Prester, la velocità di Giada Babbo che va da in dritta come un treno, e poi il tiro parato da Medvedova, aveva provato ad appoggiare il pallone Babbo, peccato. L'azione era velocissima, era stupenda, ha avuto un attimo di troppo, ha pensato troppo per la soluzione del tiro, doveva essere molto più lineare, soprattutto il primo tiro in contropiede non vuole per forza molta scenografia, più concretezza. Esattamente. Rajnova che subisce fallo, tiene ancora bene la difesa dell'Italia. 21 minuti trascorsi nel corso del primo tempo qui alla Palagolfo di Follonica. Rajnova per Filkova, attenzione al pallone che arriva sulla linea dei 6 metri, ma Prusper è monumentale. Fanton sulla velocità dell'Italia, seguiamo l'azione, attenzione a Georg che va dentro. Georg, c'è fallo, 2 minuti, superiorità numerica, la prima della partita con Olesciova che si accomoda in panchina, ma Prusper davvero stratosferica. 21 minuti, 6 parate, ma tutte di un livello mostruoso, quindi veramente complimenti, veramente applausi a scena aperta. Dobbiamo avere forza, trarre forza da queste parate per andare a fare gol in velocità. Adesso abbiamo un 7 metri derivante da un gioco in velocità, abbiamo bisogno di gol. Entrata Gubikova, cambio tra i pali per la Slovacchia, dalla linea va Cristina Georg. Tutto pronto e non sbaglia Georg, impattiamo 6-6 quando andiamo verso lo scoccare del 22esimo minuto e siamo in partita. Siamo in partita e ringraziamo Monica, e però ci stiamo svegliando. 2 gol, 2 azioni in velocità le abbiamo fatte, anche se Babbo ha sbagliato il tiro, abbiamo dimostrato che possiamo giocare in velocità. C'è stato un cambio in difesa, è entrata Ilaria Dalla Costa che ha sostituito Annika Niederwieser, vedremo poi se il cambio verrà mantenuto anche per la fase d'attacco. Io penso che 22 minuti attacco e difesa abbia già fatto tantissimo, è giusto un po' di riposo per Annika. Time out. Filkova, ecco il time out, lo chiama Dusan Polos sulla panchina della Slovacchia e lì andiamo. Come Spihash.
levo, jo? Hrajeme, já jsem, já si Anči dostaneme a jdeme lajnu, jo? Zkusíme to hrát na této straně. Beri, neboj se na to sát, já to hrát. Coach forse ha interpretato la lavagnetta. Io penso che si sia dedicato alla situazione di 5 contro 6 perché sono in priorità numerica, non mi sembra che rinuncino al portiere, anzi sì, e quindi hanno proprio preparato la giocata per il cambio veloce dopo l'inizio dell'attacco, questo mi è sembrato. La Slovacchia attaccherà perciò con una giocatrice in più di movimento, senza portiere, per sopperire alla situazione di inferiorità numerica dettata dalla sanzione dai 2 minuti per Olesova. Seguiamo l'attacco con Filkova, il cui tiro finisce alto, errore della Slovacchia, adesso in superiorità numerica questo attacco con l'opportunità di portarci in vantaggio. In attacco entra Rotondo per Dalla Costa e rimane fuori Anica per questa situazione di superiorità numerica. Fantone al centro, cambio di posizione con Gheorghe. Rotondo, Gheorghe. Ancora Rotondo, larga la palla per Fantone per portare al tiro. Rita Trombetta, errore alla conclusione. Medvedova ha parato, peccato. Tatticamente giocata perfetta, problema è stato semplicemente l'esecuzione, ma questo l'allenatore deve provare a mettere in dito in situazione positiva il suo giocatore, poi bisogna cambiare eventualmente il giocatore, ma questa è un'azione perfetta. Rajnova per il nuovo possesso della Slovacchia. Rebiciova, si fa vedere Rechtorisova, il tiro murato e poi riconquistiamo ancora il pallone, c'è il lancio, c'è Del Banzo, tutta sola, raccoglie palla Del Banzo, portiamo la testa avanti, il gol di Bianca Del Banzo, prima rete della sua partita, 7-6, Italia in vantaggio. Non vedevamo l'ora di vedere questo momento in cui l'Italia va in vantaggio contro una grande nazionale come la Slovacchia, e io sono convinto che l'inizio non sia stato così positivo, per cui vuol dire che essere davanti a questo momento è una cosa importante. E ora dobbiamo continuare su questa intensità, su questo ritmo, soprattutto nella fase difensiva, dove tornerei a rimarcare la prestazione fino ad ora splendida di Monica Prunster. Splendida, 7 parate, se si pensa che con 15 parate in una partita si vincono quasi sempre le partite, siamo quasi a metà dell'opera. È stato ora un fallo, si ripartirà da un 9 metri a beneficio della Slovacchia con Minarčíková pronta a rimettere in gioco Filkova. Situazione di parità numerica un'altra volta, ripristinata. Si riprende perciò a giocare in 7-4-7. Il tiro e palla che è terminata al lato. Errore da parte di Rebiciova, che non ha centrato lo specchio della porta. Rotondo per il nuovo attacco Italia, Fantone. Gheorghe, ammonizione per Poloz. Poloz sta arbitrando dall'inizio della partita, che sta chiamando passi a ripetizione, ma non sempre ha ragione. E il direttore di gara no, ha cercato di placare gli animi del tecnico slovacco con un cartellino giallo. Fantone, Del Balzo, Gheorghe, Rotondo, arriva dalla distanza Rotondo. Il suo tiro murato, palla che è terminata oltre la linea di fondo, l'Italia mantiene comunque il possesso. Fantone, Rotondo a destra per Gheorghe che prova in uno contro uno, viene fermata da Rajnova. Rotondo ancora, Del Balzo, Gheorghe, c'è l'uscita di Skolkova, riesce comunque Fantone ad agguantare il pallone. Rotondo, ancora Gheorghe, Gheorghe il suo tiro, l'ultimo tocco è di Medvedova, la palla è terminata al lato. Importante perché siamo usciti dal passivo con questo tiro, possiamo attaccare con calma. Io vorrei un po' più di determinazione da parte di Rotondo, che c'ha il tiro per fare male. Fantone, eccola Laura Rotondo, cambio di posizione con Fantone. Rotondo viene fermata però da Rebiciova, ancora sotto passivo. Siamo al 26esimo minuto, 7-6 il risultato in favore dell'Italia.
Fanton per Trombetta, Trombetta prova la conclusione al lato, ancora passivo, entra Niederwieser, è uscita rotondo su questa situazione di passivo, non la serve però Gheorghe, ancora attacco dell'Italia, Fanton, Fanton, nuovamente fallo. Niederwieser per Del Balzo, Babbo raccoglie il pallone, rete con un po' di fortuna, ma poi direi gol di Gianna Babbo che ha raccolto il pallone in una situazione di difficoltà, rivediamolo. Era un passaggio per il pivot e finito alla Babbo, ma la Babbo ha fatto un bellissimo gol. Gran gol davvero della giocatrice di Conversano. 8-6, nuovo massimo vantaggio Italia e abbiamo girato la partita a questo punto. In un momento importante tra l'altro perché siamo nel finale di tempo. Questa è un'azione decisiva perché abbiamo giocato proprio ai limiti, al limite del passivo e siamo usciti a uscirne con un gol importantissimo. Filkova che riesce ad andare dentro, sulla traversa il pallone, ma la palla torna comunque nelle mani della Slovacchia. Rajnova in posizione centrale. Filkova. Ecco in possesso la mancina, poi Skolkova, buona la chiusura difensiva di Fanton e di Niederwieser, un po' al limite del balzo, ma va bene così. Chiudere in vantaggio primo tempo è un obiettivo grande. Rajnova. Filkova, attenzione al possesso, buona la chiusura di Fanton e poi di Trombetta. E si poteva anche anticipare quella palla. Segnalazione di passivo. Trombetta in qualche modo riesce a fermare Rajnova, ma c'è un due minuti. Sospensione temporanea, termineremo perciò in inferiorità numerica il primo tempo e dovremo giocare anche gli 11 secondi successivi, quelli della ripresa, i primi della ripresa, con una giocatrice in meno per questo fallo di Rita Trombetta. Vediamo i nostri meccanismi in uno in meno come funzionano, perché abbiamo bisogno di prolungare un po' questa. Intanto la prima occasione è svanita. Buona la chiusura dell'Italia, ma la Slovacchia ovviamente ha l'opportunità di riorganizzarsi. Molto brava Del Balzo che va a mordere sui 12 metri. È un po' in confusione la Slovacchia, ma naturalmente dobbiamo vedere come va a finire. Va a finire che Monica Brusser ci mette le gambe e para anche questa. E questa pesa, perché in una situazione di inferiorità numerica a 1-10 dalla fine del primo tempo avanti sul più 2 è una parata importante. Monica ha fatto un'ennesima parata importante, ma determinante è stata la prima chiusura difensiva dell'Italia che ha complicato la vita alle scelte alla Slovacchia, che è stata costretta a tirare dal centro come abbiamo detto dall'inizio della partita. E Brusser dopo la parata è uscita per dare posto a Valentina Ladri, perché l'Italia attacca con il sesto giocatore di movimento per superare la situazione di inferiorità numerica in attacco. Niederwieser, il suo tiro, c'è comunque fallo. Si era liberata benissimo con un cambio di ritmo eccezionale. Rivediamo la conclusione di Annika Niederwieser con il cronometro che dice 34 secondi alla termine della prima frazione di partita. 8-6 il punteggio. Niederwieser, un'altra palla che pesa questa, perché dobbiamo provare tutti i modi a metterla dentro. Niederwieser, di nuovo fallo. Loro fermano Niederwieser sempre col fallo e questo a noi va benissimo in questo momento. Ladri. Niederwieser prova a staccare Annika dai 9 metri. 5 secondi. Obiettivo raggiunto. Gheorghe carica lei la conclusione. Medvedova, ma il pallone è terminato oltre la linea di fondo con la parata di Medvedova e dunque 8-6 alla termine del primo tempo alla Palagolfo di Follonica. Io vedo subito pronto Marcello Festa con coach Hernani Savini. A te la linea, Marcello. Sì, terminato il primo tempo, ottima Italia, ottima in difesa, forse un pizzico di imprecisione in attacco, abbiamo un po' sofferto anche la loro fisicità.
Sì, 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 però la squadra sta giocando molto bene, con molto coraggio, con molta intensità in difesa. Dobbiamo continuare a dare questa energia in campo e questa fiducia in noi stessi che non ci sta mancando nel primo tempo, e dobbiamo continuare così. Bene, bene, grazie, grazie Hernani Savini. Diamo subito la linea a Milano per alcuni comunicati commerciali, poi ritorneremo di nuovo in diretta qui dalla Palagolfo di Follonica. 8-6, punteggio basso, Italia sopra di 2, linea Milano.
Di nuovo in diretta dalla Pallagolfo di Follonica, intervallo della partita bellissima, tiratissima tra Italia e Slovacchia. Italia sopra di due. Gianni Cenzi, vicepresidente della FIGH, splendido spettacolo in campo e sugli spalti, due squadre che si stanno affrontando con grande coraggio, con grande determinazione, possiamo dire anche una grande Italia. Sì, una grande Italia supportata da un pubblico molto caloroso anche oggi, testimonianza che quello che stiamo cercando di fare, di portare le nostre squadre azzurre sul territorio, ci sta appagando. E oggi anche le ragazze stanno dimostrando di avere qualche cosa in più. La partita è difficilissima, è molto sofferta, loro fisicamente sono secondo me superiori a noi, però stiamo tenendo molta concentrazione, anche i cambi in campo sono stati molto equilibrati e le scelte hanno sicuramente in questi primi 30 minuti pagato l'Italia di giustamente. Grande Italia, grande collettivo, possiamo dire grande Brewster, valore aggiunto in questo primo tempo. Monica questa sera si è superata, devo dire. Mi piace. Speriamo che tenga fino alla fine. Sì, certo, ma deve tenere tutta la squadra, perché certo. non lo dico io, ma il lavoro, il buon esito e i risultati del portiere vengono perché c'è un'ottima difesa, e questa sera c'è anche un'ottima difesa, sono solo 6 gol, quindi devo dire che si stanno sacrificando molto e... Bene così. Per ora va bene. Bene, grazie Gianni Cenzi. Ora di nuovo la linea Milano, ancora una breve fascia pubblicitaria, poi ritorniamo di nuovo in diretta qui dal Pallagolfo di Follonica per gustarci fino in fondo i secondi 30 minuti di questa vincente gara tra Italia e Slovacchia.
nuovo in diretta dal Palagolfo di Follonica. Tra pochissimo il fischio d'apertura del secondo tempo di questa gara tra Italia e Slovacchia, valevole per la terza giornata del gruppo 2 di qualificazione ai campionati europei di Francia 2018. Coach tedesco, fino ad ora abbiamo interpretato molto bene la partita, 8-6, appena 6 reti subite dall'Italia. Ottima Monica Brewster, ma 6 reti sono sintomo anche di una difesa molto concentrata. Assolutamente da considerare la grande prestazione di Monica, ma la difesa ha retto molto bene, secondo me suffragata anche da un comportamento dell'attacco slovacco che ci ha costantemente voluto impensierire al centro, dove noi abbiamo dimostrato di avere forza, di avere altezza, di avere capacità tattica di lettura delle situazioni. È chiaro che poi il portiere che fa 8 parate in un tempo aiuta, ma sono convinto che questa difesa possa reggere, soprattutto se la Slovacchia continuerà a insistere in questa zona. Qual è il problema? Il problema è che dobbiamo fare più gol avendo questa difesa. Abbiamo avuto 2 solo situazioni offensive di contropiede, di gioco veloce. Dobbiamo aumentare, se la difesa tiene, il numero dei gol fatti in velocità, perché poi a difesa schierata qualche problema ce lo abbiamo, perché a parte Niederwieser e un fantastico gol di Fanton non siamo stati così importanti. Ecco, abbiamo parlato, hai accennato ad Annika Niederwieser, sicuramente i primi 30 minuti dopo 16 mesi, lo ripetiamo, di assenza da parte di Annika in gara ufficiale con la maglia della nazionale, sono stati 30 minuti degni di Annika Niederwieser. Ma non solo in attacco, perché è stata splendida interprete del gioco d'attacco, ma se pensiamo che ha recuperato una palla su sfondamento, ha recuperato una palla su intercetto, ha giocato in mezzo alla difesa nostra, e direi una partita monumentale. Io spero che possa ripetere almeno altri 20 minuti come quelli del primo tempo. Squadre che sono rientrate in campo, tra pochissimo si riprenderà a giocare. Vedete inquadrato Riccardo Trillini, che sta fornendo indicazioni proprio ad Annika Niederwieser e a Cristina Gheorghe, che ha trovato 2 reti importanti. Anche Gheorghe sicuramente una giocatrice preziosa nello scacchiere offensivo della nostra nazionale, soprattutto al netto dell'assenza di Rafi Kentucky, mancina che gioca in Bundesliga, gioca nel campionato tedesco, costretta però ai box causa infortunio. Ancora qualche istante, squadre stanno attendendo che si arrivi al quarto d'ora canonico di intervallo. Possiamo anche velocemente riepilogare quello che è il quadro dei prossimi impegni nell'ambito di questo gruppo 2 di qualificazione da parte dell'Italia. Italia che tornerà in campo il 24 marzo prossimo, dunque doppia sfida ravvicinata a Sala, stavolta però in casa della Slovacchia, e poi si va direttamente a maggio, quando il 31 maggio appunto sfideremo in casa al Palaroma di Montesilvano in Abruzzo la formazione della Polonia, al ritorno in casa poi del Montenegro, per chiudere definitivamente questo girone di qualificazione, questo è il programma della nostra nazionale. A maggio invece, uomini e donne, si va a Tarragona per i giochi del Mediterraneo, e lì vedremo che pasta saranno fatte le due nazionali in quel momento, perché quello è chiaramente un obiettivo importante, un obiettivo a cui il CONI tiene in maniera particolare, a cui come federazione vogliamo arrivare preparati. Credo ci sia una programmazione giusta per arrivare a fare bene in questa occasione importante. Tra l'altro, salto al maschile, i giochi del Mediterraneo ci condurranno alle qualificazioni ai campionati europei del 2020. Il 12 c'è il sorteggio a Trondheim. Italia in fascia 4, è stata diffusa oggi dalla Federazione Europea la suddivisione appunto delle fasce, e anche quello è un appuntamento molto importante, primo europeo a 24 squadre. È un appuntamento più che importante, fondamentale, perché far parte di queste 24 squadre che giocano l'europeo vuol dire entrare in un'altra dimensione, vuol dire probabilmente far capire a tante persone che non sanno cos'è la pallamano cos'è veramente in Italia il movimento della pallamano, e noi ci auguriamo di esserci. 8 gironi da 4 squadre, passaggio del turno per le prime 2 e per le 4 migliori terze, dunque sono sicuramente i margini per rientrare, ma ora testa alle azzurre, perché è iniziato il secondo tempo di Italia-Slovacchia. Palla in mano proprio alla formazione guidata da Riccardo Trillini, che è avanti 8-6, rientra Monica Brewster, abbiamo smaltito la inferiorità numerica che ci portavamo come eredità dopo il primo tempo. È rientrata Cappellaro come pivot, Niederwieser, resta in campo Gheorghe, Fanton, ecco Gheorghe, il pallone per Cappellaro che manca la presa col pallone. Non era male quel passaggio da parte di Gheorghe. Ha fatto, era un buon passaggio, la prima volta che abbiamo trovato un pivot in posizione buona, purtroppo è stato mancato la ricezione,
Skolkova, Filkova, Sarkova. Giro di palla della Slovacchia. Minersikova. Sarkova la blocca Fantocca. Grande timing riuscita di Irene. Ancora palla in mano alle slovacche, che con pazienza costruiscono questo possesso, questa fase d'attacco. Filkova centralmente. Cappellaro un po' in ritardo su Skolkova, che riesce ad incrociare e a mettere dentro l'8-7. Attenzione subito alla rimessa veloce. Landry si butta dentro. Landry, c'è il fallo. Nella mia personale opinione questo è due minuti, però gli arbitri non ce lo concedono. Rivediamolo nel replay, era lanciata. Situazione di uno contro uno a difesa aperta. Sì. Gheorghe, Fanton per sto possesso delle azzurre. Niederwieser, il taglio di Losio che raccoglie il pallone. Torna nuovamente su Fanton con due pivot dell'Italia per provare a schiacciare la difesa della Slovacchia, provare a costruire tiri per Annika Niederwieser. Conclusione non violenta questa di Annika Niederwieser. Medvedova ha parato, attenzione al contropiede. Olesciova fuori, errore di Olesciova che ci grazia. La parola giusta, graziati da questo contropiede, e il tiro di Niederwieser per la prima volta era abbastanza scontato. Abbiamo rivisto nel rallenti l'errore abbastanza banale per la verità di Olesciova. Ma sai, il portiere però determina tante situazioni. Monica ha fatto tantissime parate e secondo me non sono un po' in ansia davanti a lei in questo momento. Poco ma sicuro, perché Cruza era davvero giocato un primo tempo sontuoso. Niederwieser per l'attacco Italia. Andiamo a sbloccarci in questo secondo tempo. Slovacchia che sta difendendo una buona intensità. Niederwieser coperta la linea di passaggio su Gheorghe, segna l'azione di passivo. Ecco Gheorghe che se ne va molto bene. Gheorghe alto sopra la traversa e se n'era andata benissimo, non è riuscita però a segnare ed è anche rimasta a terra. Cristina Gheorghe può attaccare allora in una momentanea superiorità numerica la Slovacchia. Sarà necessario l'ingresso della nostra Irene Munari per soccorrere Cristina Gheorghe. Grandissimo uno contro uno, si è liberata facilmente dal suo difensore e poi è andata a sbagliare un tiro che probabilmente in 10 altre situazioni avrebbe messo dentro. Il problema è che adesso dobbiamo lasciarla per 3 azioni fuori e questo ci penalizza. Se sta bene, sperando che stia bene. Ancora a terra Cristina Gheorghe, sì, possiamo per quanti siano da questa sera, insomma al seguito della palla a mano, questa è la regola prevista dalla Federazione Internazionale. In caso di infortunio e di intervento dello staff medico, il giocatore che poi viene soccorso deve necessariamente stare fuori per i successivi 3 attacchi, 3 possessi della sua squadra. E questo accadrà per Cristina Gheorghe. Deve accomodarsi in panchina. Sarkova, Skolkova, c'è Landry in difesa. Pressione di Fanton su Sarkova, la tiene lontana Fanton. Cappellaro per difendere su Sarkova. Attenzione alla chiusura dell'Italia, riesce però a segnare con Filkova la Slovacchia. Eravamo in 3 sul pivot e Filkova è riuscita ad andare dentro. Fermo il gioco perché abbiamo subito fallo. Cappellaro è pronta comunque a ridare in là alla nostra azione offensiva. Landry, Fantonna, quasi 4 minuti trascorsi in questo secondo tempo. Italia ancora a caccia però della sua prima rete nella ripresa. Landry prova a scaricare per Babbo che però non ha spazio, deve ripartire centralmente. Va in uno contro uno Babbo, nuovamente fallo. Niederwieser, resta lì il pallone, una serie di rimpalli che ci sfavoriscono. Doppia schiata all'Italia, cambio di possesso. Sarkova, Skolkova, Filkova, lo scarico. Skolkova prova ad andare dentro, sfondamento. Buonissima compattezza difensiva dell'Italia su questa azione, ne avevamo bisogno perché eravamo un po' in crisi dopo questa palla persa. Nel primo tempo è stata l'Interbusiness a salvarci dopo 4-5 minuti di inazione, di mancanza di azione d'attacco.
stiamo soffrendo nella fase offensiva. 4:50 senza andare a segno in questo secondo tempo. L'osio per Niederwieser, Fantorn che però rischia di perdere il pallone e soprattutto rallenta il ritmo del nostro attacco. Ecco Fantorn, la palla per Cappellaro, palo, sfortunata Angela Cappellaro, aveva concluso a botta sicura sul primo palo. Sarkova, lo scarico per Olesova, traversa, errori da una parte e dall'altra, non cambia il punteggio, siamo parità, partita 8-8. Devo dire che nel passaggio di Fantone e la ricezione di Cappellaro sono state due azioni meravigliose, peccato per il palo. E per fortuna invece e dall'altra parte Olesova ha trovato la stessa sorte sulla sua conclusione della posizione di ala sinistra. Fantone per Landry, Landry che va dentro, c'è la parata ma c'è fallo. Via di penetrazione trovata bene. Ma 9 metri. Eravamo arrivati quasi sui 6 metri con quel tiro di Valentina Landry, arbitri che comunque hanno optato per farci ripartire dai 9. Ancora possesso Italia, Fantorn. Landry si va verso Niederwieser. Fantoni, il pallone di ritorno, ecco Landry che va dentro, rete dell'Italia con un'ottima combinazione, pallone di ritorno splendido per Landry che non sbaglia, 9-8. Una bellissima e facile collaborazione da due, giocata a grandissima velocità e questa è la meraviglia. Abbiamo rivisto il bel gol costruito dall'Italia, ottima azione corale, ottimo il pallone di ritorno servito da Fantorn per Valentina Landry che mette dentro la prima rete della sua partita per il centrale classe 92, centrale della Iomi Salerno, origini napoletane. Sarkova che prova a liberare la conclusione, è arrivata in buona posizione per tirare, per prendere la mira e non ha sbagliato. 9-9. Ritardo della Fantorn sull'azione di Muro, purtroppo aveva chiuso molto vicino a Annika Niederwieser e siamo stati puniti. Andata a segno Sarkova, giocatrice del 92, gioca nel Manik Most in Repubblica Ceca, particolarità del campionato delle federazioni slovacche e di Slovacchia e Repubblica Ceca che giocano un unico campionato a 13 squadre e guidato dal Manik Most. Centrale questo tiro di Medvedova, attenzione, poi Olesova non sbaglia, rete battuta a Prunster che aveva provato l'anticipo in uscita. 2-0 di parziale e la Slovacchia si porta in vantaggio. Ci ha provato Niederwieser, fallo dopo che il suo pallone era terminato sul palo. Abbiamo bisogno di qualche parata come nel primo tempo di Monica, che fino adesso non ne ha fatte nel secondo tempo, e di essere più pericolosi d'attacco, semplice, ma per vincere le partite serve. Dato che resta molto contenuto, 10-9 per la Slovacchia al 38esimo minuto. Niederwieser, Landry per Babbo, il pallonetto delizioso di Giada Babbo che ha nelle mani questi gol, ha appoggiato il pallone e ha battuto Medvedova, gran gol. È già il secondo grande gol di Giada Babbo che ci ha fatto vedere a livello italiano cose bellissime e ne sta finalmente riproponendo anche a livello internazionale. È una ragazza del 97, ha un gran braccio e anche grande coraggio. Ci vuole, per giocare a questi livelli ci vuole tanto coraggio e tanta tecnica come lei ha dimostrato di avere. Sarkova, ma intanto Babbo ci ha rimesso in partita ancora, 10-10. Buona la difesa di Cappellaro, che rivediamo nel replay, 9 metri. Skolkova, Sarkova, il giro di palla della Slovacchia. Sarkova, il suo tiro alto sopra la traversa, errore e possiamo ripartire in seconda fase. Landry, Fantorn, ma la Slovacchia si è già riposizionata, Italia che comunque prova ad attaccare ad alti ritmi. Niederwieser torna per vie centrali, Landry continuiamo a far circolare il pallone, Fantorn che viene spinta ma nonostante tutto riesce ad incrociare, 2-0 contro il break dell'Italia e siamo in vantaggio 11-10. E poi Brewster, e riusciamo comunque
a commettere fallo e a riposizionarci, ma ci sarà un due minuti per il René Fanton per una spinta sul tiro di Sarkova. Sì, eravamo sbilanciati, lei ha dovuto fare questo tipo di fallo molto importante, questo uno contro uno, difesa veramente mediocre della giocatrice slovacca che occupa quella posizione sulla Fanton. Va bene, due minuti ma siamo davanti, siamo in vantaggio nonostante la inferiorità numerica. Filkova va dentro, Brewster ha parato, Monica Brewster l'avevi invocato nel suo ritorno alla parata, lo fa nel momento più importante perché lo fa in inferiorità numerica. Hai detto tutto, il momento in cui veramente serviva, in cui veramente avevamo bisogno, è tornata fuori ed è determinante. Il primo piano, la concentrazione del nostro capitano Monica Brewster, grande intervento per l'azzurra alla presenza numero 65 con la maglia della nazionale, Gheorghe Landry. Gheorghe senza paura al tiro, Medvedova ha parato, aveva lo spazio comunque Gheorghe per prendersi quella conclusione, non ha indirizzato bene però il tiro, e poi Skolkova non può sbagliare, non c'è stata intesa stavolta, è andata dritta come un treno senza opposizione. Troppo facile in questa occasione, non ci siamo riorganizzati in tempo, ma il 5 contro 6 non è facile, soprattutto con un tiro come abbiamo visto prima, quando il portiere controlla agevolmente la palla della tiratrice è troppo semplice. Gol di Skolkova, giocatrice dell'84, una delle reduci del campionato europeo del 2014, tra l'altro ha incrociato le sorti di una squadra italiana in Coppa quest'anno, del Salerno, in EHF Cup. Lei gioca nel Digione, nel massimo campionato francese. Gheorghe per Niederwieser ha mandato a comprare il giornale, il muro, e poi è andata dentro, tutto facile, ma ancora un'altra variante, tra l'altro l'ennesima, di arrivare al tiro per Annika Niederwieser. Comunque abbiamo chiamato anche Niederwieser e sono tutte, hanno risposto all'appello. Skolkova, Sarkova, la palla larga per Olesciova che incrocia molto bene, rete, pronta risposta della Slovacchia, 12-12. È il primo gol che proviene dalle fasce laterali da parte della Slovacchia. Perfetto equilibrio a palagolfo. Landry. Fanton. Niederwieser. Landry. Landry, lo scarico per Niederwieser. All'incrocio dei pali. Annika Niederwieser. 13-12 al 42esimo. Ma che giocatrice è questa? Super giocatrice, e questi sono i gol che personalmente preferisco. Impossibile per la difesa lavorare su questi tiri e per il portiere andare a recuperare. Sarkova, abbiamo bisogno ora di una buona difesa per provare ad allungare, ad accelerare. Si scalda intanto sotto la nostra postazione Bianca del Balzo. Skolkova prova ad andare dentro ma la fermano Fanton e Niederwieser. Ecco inquadrata Bianca del Balzo che riceve le indicazioni di Riccardo Trillini. Imminente il suo ingresso in campo, con ogni probabilità ovviamente al posto di Angela Cappellaro. Ma andiamo sulla panchina dell'Italia ad ascoltare Riccardo Trillini, ad ascoltare le indicazioni del nostro direttore tecnico. Bene, molto bene, quando abbiamo giocato anche all'inferiorità. Continuiamo a giocare anche a destra. Siamo avanti, 13-12. Siamo avanti, il segnale positivo è che ha dovuto chiamare time out la Slovacchia. E questo è importante, è un gioco di scacchi che è una partita di pallamano. Questi sono piccoli segnali che vogliono dire che loro hanno paura in questo momento. Il nostro time out è dedicato all'attacco perché giustamente abbiamo bisogno di dare più fluidità e più gol in questo secondo tempo se vogliamo arrivare alla vittoria.
si ripartirà da un 9 metri con il pallone nelle mani delle slovacche. Skolkova, Sarkova sul giro di palla, un incrocio per portare Filkova, poi Sarkova, il suo tiro, rete. Anche questa è una giocatrice interessante. Sì, probabilmente Landry doveva uscire su questa situazione, siamo rimasti un po' troppo passivi. Attenzione all'Oslo che prova la conclusione, Cappellaro sulla ribattuta, Cappellaro, rete di Angela Cappellaro, che è la più veloce sulla ribattuta, la più lesta, la più attenta, e ci rimette in vantaggio ancora, 14-13. Sarkova, il pallone passa tra le mani di Rieder Wieser, ottimo il recupero di Babbo però. Grandissimo anticipo che ha chiuso l'azione, che era praticamente già nata per fare gol. Voglio dire che Cappellaro ha fatto una cosa bellissima a fare gol, ma anche nella ricezione a una mano sul rimbalzo è stata strepitosa. 14-13, il gol di Angela Cappellaro. Sarkova centrale, il tiro ha parato Brunster, ma c'è fallo. 9 metri. Sarkova, Skolkova, Narcikova, il pivot che ha appoggiato per Sarkova, se ne va Fanton, due minuti su Fanton. Secondo me è molto furba anche la giocatrice, la numero 21, perché sì, c'è stato un piccolo fallo, ma lei ha esasperato la Sarkova, ha esasperato l'azione e gli arbitri sono caduti. Seconda volta due minuti per Irene Fanton, ed è un problema perché senza di lei facciamo fatica a difendere e anche ad attaccare. Vediamo che alla terza sospensione temporanea la giocatrice, in questo caso Fanton, dovrebbe lasciare definitivamente la partita, verrebbe sanzionata con un cartellino rosso, ma intanto in superiorità numerica la Slovacchia va a segnare con Minarcikova, pareggio e dunque 14-14. Ci sarà un cambio, esce Monica Prunster ed entra Cristina Gheorghe. E anche questo aspetto era stato toccato da Hernani Savini durante il time out, proprio la situazione di inferiorità numerica gestita con delle situazioni tattiche ben studiate. Landry, Gheorghe, Rieder Wieser appoggia Cappellaro, Gheorghe, ancora Landry per l'Osio, che è la più vicina, la più prossima al cambio per far rientrare Brunster, perché ricordiamo che l'Italia attacca con la porta sguarnita. Gheorghe, ultimo quarto d'ora di gara. Rieder Wieser, il giro di palla, si va a destra dove c'è Landry, Gheorghe con un incrocio per Annika Rieder Wieser, si libera dalla marcatura Annika Rieder Wieser, il suo tiro sotto fallo però, 9 metri. Buona interpretazione tatticamente, perché siamo ancora dopo 40 secondi in possesso di palla, non siamo sotto passivo, che scatta solo adesso. Fallo su Gheorghe da parte di Rebiciova. 9 metri, pallone in mano all'Andri, che libera Gheorghe, poi Fanton. 2 minuti per le slovacche per non aver rispettato la distanza rispetto all'appunto di battuta. Rebiciova in panchina. E adesso passeremo qualche secondo, piccolo frangente in parità numerica, ma poi avremo una giocatrice in più. Giochiamo la superiorità numerica in questo momento, senza portiere. Senza portiere, 6 contro 5 in attacco. Italia con una giocatrice in più, Gheorghe. Rieder Wieser, Landry, dobbiamo però alzare il ritmo, intanto è entrata nuovamente Brunster, manteniamo comunque in superiorità numerica, prova Rieder Wieser, un po' macchinosa questa azione d'attacco. Eh sì, perché c'è stata un'incomprensione sul pivot, il pivot era in una zona sbagliata e quindi non si riusciva a giocare, non partiva l'azione perché mancava la posizione del pivot, che è fondamentale per gestire la tattica d'attacco. Adesso ci siamo riusciti a mettere d'accordo e penso che andremo a effettuare un'azione pericolosa, anche se sotto passivo. Rieder Wieser ha provato un passaggio su Gheorghe, abbiamo buttato via questo pallone stavolta. Abbiamo avuto fretta perché mancavano ancora 4 passaggi e si poteva gestire meglio. Dovevamo gestire con una maggiore pazienza questo possesso, invece adesso
attacca la Slovacchia che, come noi fino a un attimo fa, è in inferiorità numerica, ma riacquista la parità grazie alla sesta giocatrice di movimento nella fase d'attacco. Olesciova, una serie di incroci, buona la chiusura di Losio, attenzione però all'accelerazione, il tiro Brewster che ha parato, ma sarà tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri per la Slovacchia, rivediamo nel replay. Ci siamo fatti sorprendere perché avevamo svuotato numerico, avevamo escluso una giocatrice che voleva cambiare e abbiamo avuto un momento di rilassatezza in una zona del campo in cui non dovevamo averla. Abbiamo concesso questo spazio che ha vanificato poi la parata di Monica Punzer perché c'è stato un fallo e arriva il gol della Slovacchia con Sharkova per il vantaggio 15-14. Adesso il time out lo chiamiamo noi, lo chiama Hernani Savini, lo chiama Riccardo Trillini. Andiamo ad ascoltare stavolta la panchina slovacca. Probabilmente abbiamo mancato il primo vero punto di svolta, punto di rottura della partita e a questo punto eravamo davvero in una fase di confusione, soprattutto in attacco. Sì, abbiamo avuto quel momento in cui potevamo andare in 6 contro 5 e non siamo riusciti a far partire il gioco, poi abbiamo perso palla, questo ci ha un po' ridimensionato nel momento che era giusto chiamare il time out. Io ho osservato anche la formazione cieca. Tanto Del Pozzo, il cui tiro viene parato da Medvedova, la ribattuta è stata raccolta comunque da una trombetta molto attenta. Questa è un'azione bellissima che Del Balzo ha vanificato, ma è un'azione tatticamente era perfetta. Landri, nel giro di palla dell'Italia, restiamo con una giocatrice in più. Niederwieser va in palleggio, Anika Niederwieser, Medvedova però sta salendo di tono in questi minuti, altra parata. Devo dire che Anika Niederwieser è una grande giocatrice ed è anche molto rispettata dagli arbitri, questo mi fa piacere perché vuol dire che finalmente una giocatrice italiana ha un po' di ascendente sulle coppie arbitrali. Tiro sbagliato, ma abbiamo comunque ottenuto fallo. Questo è il risultato fantom Del Balzo. Niederwieser centralmente. Iniziamo il ritmo con Landri, lo scarico per Fanton, per Trombetta che si prende la conclusione al lato, errore di Rita Trombetta, non sfruttiamo bene la superiorità numerica in questa occasione. Sono stati 2 minuti quelli della Slovacchia che ci hanno fatto più male che bene. Sì, mi sembrava che fosse già rientrata nel momento in cui ha tirato la trombetta, ma in realtà la situazione l'ha descritta bene, non siamo riusciti a approfittare. Minar, cambio di difesa con Landri che passa a prendere, a giocare molto alta, è a uomo su Sharkova. Filkova, passi abbastanza evidenti e questa scelta ha determinato subito una palla persa dall'attacco slovacco e quindi merito a questa scelta della panchina italiana. Ci sarà un cambio, entra Laura Rotondo, abbiamo bisogno dei suoi gol. Io mi aspetto molto da questa ragazza perché per adesso non ha determinato granché, però ha la potenzialità per fare qualche gol che per noi è pane in questo momento. Niederwieser, Fanton, Rotondo. Ancora Niederwieser, costruisce azione d'attacco l'Italia.
Unterwieser, va in uno contro uno, rotondo, Fanton, Fanton si butta dentro, azione fotocopia dell'ultimo gol messo a segno da Irene Fanton, stesso esito, la mette dentro, 15-15, Sarkova sulla rimessa veloce della Slovacchia, riusciamo a ripiegare, commettiamo fallo e abbiamo pareggiato ancora con Fanton. Tecnicamente un'esecuzione super di Irene Fanton, forse meglio anche della prima, perché è stato anche un cambio di mano fra attacco da sinistra a destra. Ottimo passi, azione di passi segnalata dagli altri. E cambio di possesso. Palla importante recuperata dall'Italia che senza sforzo può portarsi in avanti. Grande difesa, grande rientro di Valentina Landri, che ora ha lasciato spazio nella fase d'attacco nuovamente al rotondo. Fanton. Rotondo, 10 minuti alla fine della gara, Niederwieser se n'è andata, il difensore. Attacca Rotondo! Attacca sulla palla di Rene! Niederwieser, ancora Fanton. Si muove Del Pazzo, che raccoglie il pallone, Bianca Del Pazzo, rete dell'Italia, 16-15, movimento splendido di Del Pazzo. Con cui si è spostata ha consentito alla Fanton di fare un eccellente assist, ma è tutta questione di tempo. Ottimo davvero il movimento dietro il difensore. Giriamo ancora una volta la partita, 16-15 con il gol del nostro pivot classe 96, Bianca Del Balzo. Passi, ma sì, c'erano i passi. Questa volta non ho potuto non dirlo, ma era clamorosa in funzione di passi. Senza dubbio, se ne sono accorti tutti, ad eccezione dei direttori di gara che hanno convalidato il gol della Slovacchia. 16-16, se n'è andato un altro minuto. Rientra Rotondo. Se possiamo dire, abbiamo sbagliato ad essere arbitri noi, perché poteva intervenire il difensore, invece ha preferito far fischiare l'arbitro che non ha fischiato. Attacchiamo in questa situazione di parità. Rotondo, Rotondo, il suo tiro sporcato dal muro, ha parato Medvedova, poi il contropiede, traversa porta vuota, traversa porta vuota. E attenzione a Papa adesso, Niederwieser, Olesciano ha sbagliato un gol fatto. Fanton, Fanton prova ad andare dentro, Fanton c'è fallo, che erroraccio. Questa ovviamente è la prima volta che vedo un'azione così da soli a 7 metri senza potere prendere la traversa. Però a noi va benissimo e cerchiamo adesso di trasformare questa negatività della Slovacchia in un gol per noi. Rotondo, attacco Italia, Del Balzo che si è fatta vedere molto bene l'ultimo gol azzurro. Niederwieser, Del Balzo chiama il pallone e ha subito la pressione. Fallo più che giusto, segnalazione di passivo. Fanton, Niederwieser, siamo ancora sotto passivo, subisce fallo Anika Niederwieser. Niederwieser ancora, stacca lei dalla distanza il tiro, parato da Medvedova. Grandissimo equilibrio, agonisticamente tirata e spettacolare. 53 minuti giocati. Rainova, col passare dei minuti ovviamente ogni pallone diventa sempre più pesante. Minazzikova, Skolkova, lo scarico, Rainova, Rainova, la difesa dell'Italia che tiene ancora però possesso Slovacchia, Filkova, Skolkova, lo scarico, il tiro incrociato e la rete di Rainova per il 17-16. Rainova sorpreso fuori posizione Monica Busto, perché non era un tiro eccezionale. Calma i ritmi del nostro attacco Fanton. Laura Rotondo, giro di palla, ancora Rotondo, Niederwieser con Babbo come doppio pivot, Rotondo, Fanton, continua a chiamare il pallone ripetutamente Del Balzo sulla linea, due minuti per uno fallo sul volto di Fanton.
probabilmente anche Monica Puzza aveva bisogno di qualche minuto di riposo, perché nel secondo tempo il rendimento è molto diverso dal primo e doveva ricaricarsi, probabilmente c'era questa necessità. Situazione però adesso importantissima di 6 contro 5. Con una giocatrice in più l'Italia per un fallo sul volto di Irene Fanton, i 2 minuti sono stati per la Rebiciova. Rotondo il tiro sul muro. Dobbiamo costruire tiri decisamente migliori perché abbiamo una giocatrice in più, ci sono gli spazi per andare dentro con maggiore facilità. Babbo, il tiro, ancora una volta una soluzione fantastica di Giada Babbo per la parità 17-17. Questa volta sul primo palo, quando le altre due erano sul secondo, ma sempre dimostrando una grande sensibilità e una capacità di leggere i movimenti del portiere. E siamo in partita 17-17. Rainova, Olesciova, c'erano i passi, effettivamente sì, ma si continua a giocare. Rainova, fallo da parte di Del Balzo che fa sentire il fisico, fa sentire la presenza. 9 metri, si è ripresa a giocare, Skolkova, Olesciova, aveva quell'anticipo forse Del Balzo, ma dobbiamo comunque riposizionarci, mantenere la concentrazione. Rainova, lo scarico, attenzione, Olesciova, rete. 18-17, la Slovacchia torna in vantaggio con la seconda rete da posizione di ala sinistra per Olesciova. C'è stato un raddoppio inutile su questa situazione perché la centrale era bloccata e nonostante tutto è andata a raddoppiare, ha liberato la posizione dell'area. Landri che ha sostituito Rotondo resta anche nella fase d'attacco. Dunque Valentina Landri, Fanton, e ha meritato questo gol, ci si è messa anche un po' la fortuna perché il pallone è finito sul palo, ma è giusto così. Tecnicamente forse è il più bel gol della serata, con un tiro rettificato, elevazione guardando il palo e cambiando l'ultimo momento la direzione del polso, un gesto da far vedere in tutte le scuole di pallamano, se ci sono in tutta Italia, assolutamente registrare questo pezzo. Davvero, tecnica sopraffina. Rainova, siamo in parità, 3 e mezzo alla fine. Skolkova, Brewster, e questa è una parata fondamentale di Monica Brewster, ma dobbiamo attaccare adesso. Niederwieser, Fanton, mentre abbiamo rivisto la splendida parata, ma intanto Landri che si prende il tiro, c'è stato l'intervento di Medvedova, Niederwieser va a chiudere, rete di Olesciova. Abbiamo affrettato la conclusione di Landri perché venivamo da una splendida parata di Puster e quindi dovevamo sfruttare questa energia per trasformarlo in un gol. Abbiamo avuto fretta. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti, 2:50 per l'esattezza, 19 Slovacchia, 18 Italia. Niederwieser, Fanton, Del Balzo, ha giocato d'appoggio, Landri, ancora Fanton per Del Balzo che raccoglie il pallone, invasione però, di piatto Del Balzo, peccato. Lo spazio era quello giusto. Ma io non so, però, se effettivamente l'invasione c'era. ...19-18 il punteggio. Difesa determinante. Difesa fondamentale a questo punto, attacca la Slovacchia. Rainova, Minarcikova, arriva il tiro di Filkova, rete del 20-18 a 1:45 dalla fine. Dobbiamo accelerare ora. Niederwieser per Del Balzo che si gira, rete di Del Balzo. E stiamo aggrappati con le unghie alla partita, 1 minuto e mezzo al fischio di chiusura. Con le unghie e con le nostre idee, perché questo gol in velocità premia l'idea che abbiamo di giocare a pallamano così. Rainova, altra difesa fondamentale questa.
non lo dico per stare insieme. Scolcova. Spazio per la conclusione, Scolcova. Tirato senza opposizione dalla nostra difesa e ci ha superati. Ora c'è il time out chiamato dalla panchina italiana. Andiamo subito sulla panchina azzurra ad ascoltare il nostro staff tecnico. Due possessi noi, due possessi noi, giochiamo in sette in attacco. Angela e Bianca, 2-3, 2-3, poi Anica sei in mezzo, Irene terzino sinistro, Valentina a destra. Vale, cambi tu, ok? Oh, abbiamo bisogno di un tiro nei primi 15-20 secondi dell'azione, ok? Poi dopo Landry rientri e vieni davanti, anzi ci va Cappellaro, Cappellaro a pescare palla davanti. Non fallo in difesa, nulla è perduto, c'è ancora il tempo per rimetterla in piedi. Ma che peccato per aver gestito forse un possesso quel tiro di Landry, affrettato naturalmente. Nulla da dire alla nostra giocatrice, ma peccato. L'emozione ha prevalso in quel momento. Giochiamo 7 contro 6 in questa azione, abbiamo bisogno di tirare in fretta e di fare gol, sfruttando la superiorità numerica. Il nostro staff tecnico ha chiesto un tiro nei primi 15-20 secondi, lo para Medvedova. Ora si alza il baricentro della nostra difesa, andiamo con tutte le nostre giocatrici a uomo. Ma a questo punto sono effettivamente troppo pochi secondi per rimettere in piedi questa partita. Rainova, time out chiamato da Poloz. A 14 secondi dalla fine non c'è più tempo, mister. Beh, devo dire che l'Italia ha offerto una prestazione di squadra notevole. Siamo adesso un po' così frastornati dal fatto di aver visto sfuggire la partita che ci sembrava da poter vincere, però dobbiamo anche prendere merito a questa squadra che ha giocato alla pari con una nazionale di alto livello, che ha partecipato agli europei, ha fatto anche i mondiali nella sua tradizione. Quindi dobbiamo prendere atto che ci siamo avvicinati. L'ingresso di leader Wieser è stato un ritorno importante. Abbiamo un po' forse sofferto il fatto che Lauro Rotondo non ha dato il contributo che aveva dato in assenza di leader Wieser. Questo è un problema di creare un po' di chimica in più e di considerare più giocatrici all'interno di questo gruppo squadra. Squadre che stanno rientrando campo, mancano 14 secondi, l'Italia è sotto di due reti, chiaramente la Slovacchia adesso proverà questa conclusione. Abbiamo recuperato il pallone, attenzione a Fanton, Del Balzo, il tiro di Del Balzo, del 21-20, e questo fa ancora più male, così è ancora peggio, finisce così, vince la Slovacchia con il punteggio di 21-20, davvero c'è tanto rammarico per questo finale. Sì, c'è rammarico e fa peggio fino a un certo punto, perché abbiamo dimostrato di avere l'emozione, la grinta per giocare fino al 60esimo mese di giocare. È chiaro che potevamo riuscire a impattare o anche a vincere questa partita, ma io torno a dire, questa è una nazionale che ha fatto vedere che anima, che l'ha trasmessa già dal momento dell'inno, ha voglia di giocare insieme e avrà un futuro. Marcello Festa. Eh sì, con Irene Fantone cosa è mancato? Mancato forse un po' di esperienza, un po' di lucidità nei minuti finali. Penso che complessivamente sia stata una buona partita, soprattutto in difesa. Abbiamo dimostrato di essere una squadra e di poterci confrontare anche con squadre fisicamente più forti di noi. Ora non siamo battute, è stato solo il primo tempo questo. Andremo in Slovacchia per vincere. Ecco, quanta consapevolezza può dare questa partita al netto poi del risultato finale? Sconfitta di misura, insomma, che ci poteva anche stare all'inizio. Penso che la consapevolezza l'abbiamo sempre avuta, era solo il momento di dimostrarlo. Abbiamo dato un bello spettacolo, credo, il pubblico è stato fantastico.
e è arrivato il momento di vincere, penso che potremo farlo anche in Slovacchia perché ce la possiamo fare e batterle. Grazie Irene Fanton. Valentina Lati, ancora un flash rapidissimo, è mancato veramente pochissimo, un'inezia. Sì, purtroppo è andata così, ci aspetta la partita di ritorno, speriamo di farcela, insomma. Ecco, quanto vi siete avvicinate a quelle che sono poi, diciamo così, le nazionali guida del movimento in Europa? Beh, noi stiamo lavorando giorno dopo giorno, sia nei club che soprattutto in nazionale con il nuovo staff, e ci stiamo impegnando tanto, speriamo di raggiungere al più presto i risultati d'Europa. Ecco, dopo questa sconfitta di misura, è più il rammarico o l'orgoglio per esserci comunque? Assolutamente no, un po' di rammarico sì, ma più orgoglio, eravamo distante anni luce, invece ora ci crediamo di più, stiamo lavorando, dobbiamo fare ancora meglio. Grazie Valentina Landri. Ne approfitto per dare subito la linea a Milano, poi ritorneremo di nuovo qui in diretta dalla Pallagolfo per altre interviste e ulteriori approfondimenti su questa partita che ha visto l'Italia soccombere di misura ma dare vita comunque a una prestazione impeccabile. A tra poco.